E siamo ritornati in un nuovo video per andare a parlare un po' di notizie ufficiali e non solo, qualche altra notiziuccola, come dico spesso, quella la citerò, ne parleremo, però tema del video, notizie ufficiali, siamo in pieno periodo di calciomercato, tanto materiale di cui parlare. Partiamo dall'estero perché lo United annuncia l'arrivo di Butland per la Porta, portiere che va a rinforzare il reparto, arriva proprio dalla Premier, dal Crystal Palace, calciatore tra le altre anche ex Stoke City, se non sbaglio, classe 93, arriva in prestito secco, quindi è un'operazione diciamo che evidentemente implica un'uscita, quella o di De Gea o di Henderson. Onestamente non so se ci sono infortuni, probabilmente magari uno dei due è infortunato e quindi è servito un portiere pronto di categoria fin da subito che potesse rimpiazzare uno dei due che attualmente concorrono per un posto da titolare, comunque un calciatore di esperienza che in questi sei mesi allo United potrà dare un contributo anche in ottica europea, perché lo United, se non sbaglio, è in Europa League, se non vado errato. Torniamo in Serie C, torniamo nel nostro paese, perché il Trento continua a rinforzarsi. Abbiamo parlato negli ultimi giorni di tantissimi nuovi arrivi per andare a predisporre una rosa che convinca mister Tedino, e per l'attacco arriva il gigante Sipos, attaccante 2000, calciatore che arriva a titolo definitivo, firmando un contratto triennale, calciatore ex Catania, giocatore molto fisico, che sicuramente sotto questo aspetto può mettere molto in difficoltà diciamo le retroguardie avversarie, soprattutto in un campionato come la C, in cui spesso le partite sono sporche. Ecco, un giocatore come Sipos con la sua stazza può sicuramente far bene. Deve migliorare, è ancora abbastanza giovane, e a Trento chissà che non possa mettersi in luce dopo la parentesi non del tutto straordinaria ad Andria. Detto questo, altra operazione importante è quella in casa Fiorenzuola, che annuncia dal Pisa l'arrivo di Piccinini, centrocampista, classe 2001, arriva in prestito secco, calciatore che già lo scorso anno militò in provincia di Piacenza, Fiorenzuola, sempre in prestito proprio dal Pisa. In questa prima parte di stagione, ve lo dico subito dove ha giocato, non me lo ricordo, sono onesto e sincero con voi, non mi ricordo tutto di tutti, sarebbe strano il contrario, anzi non sarei qui se fosse diciamo il contrario, perché sarei da qualche altra parte con qualche più soldino in più, ma parliamo comunque di un profilo, al di là di tutto, sicuramente intrigante, un Fiorenzuola che era partito benissimo, poi alti e bassi, ultima la sconfitta in casa 3-0 con la Vispesaro, quindi quest'anno ha militato nel Pisa senza però trovare spazio ovviamente in prima squadra, e adesso quindi torna in Serie C voglioso di dimostrare le sue qualità in un ambiente che conosce comunque bene. L'Albino Leffe annuncia l'arrivo di Frosinini, esterno classe 2001, arriva proprio dal Piacenza. Parliamo di un calciatore giovane, arriva a titolo definitivo, un'operazione comunque importante per un Albino Leffe che come ogni anno è a lottare per una salvezza più che tranquilla, una delle poche squadre tra l'altro in categoria e anche tra le categorie superiori, quindi nel professionismo italiano, ad avere uno stadio di proprietà, quello a Zenica, ma al di là di tutto questo parliamo di un rinforzo intrigante e dopo le esperienze comunque col Piacenza in Serie C, in cui ha accumulato presenze in categoria, ora può ripartire dal progetto Albino Leffe. La Fidelis Andria, che abbiamo citato, annuncia l'arrivo di Marino per il reparto arretrato, o meglio di centrocampo. Parliamo di un classe 2001, arriva dalla Lazio in prestito secco, calciatore cresciuto nella Salernitana, nella stessa Lazio, e
anch'egli ex Piacenza, o meglio, lo scorso anno ha militato in Emilia, altro giovane che quindi abbraccia il progetto Andria, un Andria voglioso di salvarsi. Quest'anno non sarà facile, anche perché la CR Messina sta investendo sul mercato, ha preso giocatori di esperienza, di livello, quindi non sarà per nulla facile, però la formazione pugliese ha tutte le carte in regola per salvarsi. Comunque Marino è un buon rinforzo, arriva come dicevo in prestito e rinforza la rosa. Rimanendo però in Puglia, anche il Foggia annuncia un nuovo colpo in entrata, ovvero l'arrivo di Rutiens. In questo caso trattiamo di un difensore centrale, classe 1998. A dispetto del cognome tendenzialmente olandese, in realtà è di nazionalità spagnola, arriva dall'esperienza a Malta con il Floriana, quindi dall'isola di Malta si sposta in Puglia, tra le altre anche ex Torres e Cesena, calciatore che firma un annuale con opzione di rinnovo per il successivo. Parliamo di un difensore centrale di buon livello, che va a completare un po' un reparto che ha visto l'ingresso di Malo, l'uscita di Malomo, l'ingresso di Contek, quindi abbastanza rivoluzionato. Orihuela è un nuovo calciatore del Palermo. Parliamo di un difensore centrale anche in questo caso, classe 2001, giocatore accostato al club rosanero da ormai diverse settimane. Riparte così dalla Serie B dopo l'esperienza in Uruguay con il Montevideo City Torque, da cui tra l'altro arriva in prestito, quindi è un'operazione non definitiva bensì in prestito, poi chissà magari in futuro che non potrà divenire tale. Parliamo comunque di una sorpresa, una scommessa che potrebbe diventare col tempo una sorpresa. La Samp ingaggia dal Napoli Zanoli nell'operazione con Berezinski. Scambio Zanoli-Berezinski. Non le stesse cifre, non la stessa operazione, ma una sorta di scambio, diciamo, tra le due parti. Zanoli, terzino, classe 2000, che lascia Napoli in prestito, calciatore giovane, che quest'anno ha trovato poco spazio, vista comunque la presenza di un mostro sacro, ad oggi come Di Lorenzo. Parliamo comunque di un giovane, molto intrigante, chissà che alla corte di Stankovic non possa, dimostrare di valere la categoria. Giocatore che finora in Serie A ha avuto poche esperienze, ma in questo senso serve il progetto Samp, nonostante le responsabilità, visto che è una società storica che si ritrova a rischio retrocessione. Rischio concreto, retrocessione anche perché perde un perno fondamentale come Berezinski, terzino classe 1992, calciatore di esperienza e parte anche della nazionale polacca. Parliamo di un terzino che la Serie A la conosce molto bene. Sicuramente una grave perdita per la Samp, perché comunque era uno dei top della squadra. Ora abbraccia il progetto Napoli, dove potrebbe comunque trovare spazio tra Coppa Italia, la Champions, la Serie A, i tanti impegni ravvicinati. Sicuramente il suo lo darà come vice di Lorenzo, perché per quello è arrivato, Di Lorenzo sarà il titolare, però ecco, un giocatore come Berezinski, un giocatore comunque di categoria, a Napoli può assolutamente far bene, quindi l'operazione anche a cifre irrisorie, un prestito con diritto di riscatto a 1,8 milioni di euro, che è una cifra veramente bassa. È vero che ha 31 anni quasi, però ecco, comunque non sono neanche 2 milioni di euro che a bilancio non cambiano nulla. Parlando invece di calciomercato internazionale, lo Schalke acquisisce le prestazioni sportive di Uronen. Parliamo di in questo caso, me lo sono perso, terzino anche lui, classe 1994, proveniente dal Brest, ovvero dalla Ligan. Nuovo rinforzo per lo Schalke di Reis, uno Schalke in lotta per evitare la retrocessione, uno Schalke che sicuramente sarà in lotta tra l'altro fino alla fine. Arriva un giocatore comunque che ha esperienza internazionale, che al Brest ha sempre fatto discretamente bene, arriva in prestito con diritto di riscatto, quindi eventualmente lo Schalke potrà esercitare il riscatto e vedremo se darà il contributo che
Comunque, la società tedesca si aspetta. Ora, torniamo in C, tantissime operazioni perché il Siena rinforza il reparto offensivo annunciando Orlando direttamente dalla Salernitana alla classe 1996, calciatore tra le altre anche ex Alessandria, scende in categoria e si accasa in Toscana, al Siena, in prestito secco, giocatore comunque sicuramente valido, che ha militato anche se non sbaglio in Serie B in carriera ed è un profilo che al Siena, che tra l'altro si sta anche mezzo rinnovando a livello dirigenziale e credo ne parleremo, comunque il suo contributo lo potrà certamente dare, così come anche Infantino alla Gelbison. Ovviamente non è il presidente della FIFA, ci mancherebbe altro. Mae Saverio, attaccante classe 1986, ormai quasi prossimo al ritiro, che però riparte dalla Gelbison di De Sanso, che sta rinnovando molto il reparto offensivo, diverse operazioni e in generale comunque la rosa si sta rinnovando, anche perché De Sanso, arrivando in corsa, si è trovato una squadra che non rispecchiava completamente le sue volontà, evidentemente, col mercato. Si può modificare qualcosa. Parliamo di un giocatore comunque di grande esperienza che potrà contribuire alla salvezza di una Gelbison neopromossa che sta facendo bene nonostante il calo dell'ultimo periodo, però la salvezza è nelle sue corde, alla sua portata, tra le altre anche ex Carrarese, calciatore comunque che può far molto bene. Arriva direttamente dal Taranto. Il Città in Serie B annuncia Maestrello dal Renate, operazione che era nell'area da tempo, comunque i vertici societari del club Veneto la stavano preparando da diverso tempo, a detta proprio degli stessi dirigenti, e come dicevo arriva un calciatore come Maestrello, comunque di esperienza, attaccante classe 93, calciatore che ha vissuto le ultime stagioni al Renate, segnando con grande continuità. Quasi è sempre arrivato in doppia cifra in Serie C, è un calciatore comunque di livello. Sicuramente non è forse il profilo che magari ci si aspettava per il Cittadella in ottica salvezza, perché quest'anno è veramente tosta salvarsi. Questo è l'anno in cui veramente il Città rischia tantissimo, ma così come anche il Cosenza, così come anche il Perugia, sono quelle realtà che rischiano veramente tanto perché si vede che qualcosa in meno a livello di rosa rispetto alle altre hanno. Ed essendo un campionato così tanto livellato verso il medio alto, ecco, non sarà facile per questa realtà. Arriva un giocatore che può dare un contributo. Solito colpo del Città che ogni anno ha sempre preso giocatori poco conosciuti dalla Serie C, e sempre è stata una tattica che ha funzionato. Vedremo se funzionerà anche nel caso di Maestrello. Matthew Ryan riparte dalla Z, quindi dall'Olanda. Parliamo di un portiere classe 1992 che lascia il Copenaghen a titolo definitivo, firma un biennale con il club olandese, fucina di talenti e per la porta invece si va a coprire con un giocatore di esperienza che ha esperienze internazionali sia in diversi campionati, tra cui quello danese che è l'ultimo in cui ha militato, ma anche a livello diciamo europeo, portiere anche della nazionale australiana. Parliamo di un giocatore che può dare tanto al progetto AZ. Il Southampton annuncia l'arrivo di Alcaraz e questo è un profilo in ottica futura molto ma molto intrigante, centrocampista 2002, calciatore dotato di ottime qualità tecniche, seguito anche da diversi club tra cui anche qualcuno italiano, mi sembra. Alla fine Southampton, nonostante un campionato quest'anno abbastanza disastroso, però la società è votata comunque ad andare a reperire profili, diciamo, giovani su cui poi evidentemente fare plusvalenze e guadagnarci su, lo paga anche abbastanza, 13,65 milioni di euro, che sono tanti, quasi 15 milioni, e un 15% sulla futura rivendita al Racing, perché arriva direttamente dal Racing Club. Fatto
firma un quinquennale con il Southampton fino al 2027, operazione molto intrigante, chissà che non possa fin da subito trovare spazio in un campionato molto competitivo come la Premier. La Gelbison rafforza anche il reparto portiere annunciando Anatrella, un rinforzo intrigante, tra l'altro se non sbaglio anch'egli ex Piacenza, adesso ve lo vado a confermare. Comunque trattiamo di un portiere classe 2001, calciatore che quindi va a rafforzare la rosa di mister De Sanso, ennesimo rinforzo nell'ultimo periodo per una Gelbison, ripeto, molto molto vogliosa di rinforzare la squadra. Anatrella finora ha trovato pochissimo spazio, anzi non ha mai visto il campo con il Piacenza, giocatore che è cresciuto anche in Campania tra Paganese e Cavese, quindi per lui è un ritorno in patria, se vogliamo, con il progetto Gelbison. Ennesimo rinforzo del Trento, dopo tutti quelli di cui abbiamo parlato, Sipos, oggi arriva anche Di Cosmo dall'Entella. Parliamo di un esterno classe 1998, calciatore tra le altre anche ex Virtus Francavilla, firma un triennale con il Trento, quindi preso a titolo definitivo, e giocatore che potrà certamente rinforzare il reparto esterni di un Trento in difficoltà ma al tempo stesso molto attivo in sede di mercato. Operazione nel girone C molto intrigante, siglata dal Giuliano, che annuncia per il centrocampo Eyango, classe 2001, calciatore che si accasa in Campania a titolo definitivo firmando un annuale con opzione per il successivo. Parliamo di un giocatore giovane ma che fin negli ultimi anni ha raccolto comunque esperienze tra Genoa, Cosenza, ma non ha mai visto il campo, e soprattutto Siena nell'ultimo periodo. Arriva dal Rimini, Siena lo scorso anno, quest'anno è iniziato a Rimini, ora riparte dal Giuliano, squadra sorpresa del girone C, giocatore, ripeto, giovane, di buona prospettiva. A me onestamente le volte in cui l'ho visto in campo a Cosenza non mi era mai dispiaciuto, fisico, discrete qualità tecniche, ecco, bisogna lavorarci, però è un giocatore che se si ha pazienza può crescere e chissà magari anche dare delle soddisfazioni. A questo punto, proseguendo, tante altre notizie, parlando proprio di ACR Messina, è lo giudice, il nuovo direttore sportivo, annunciato quindi l'ex DS del Catanzaro, l'ex DS della Fide di Sandria. Negli ultimi anni ha lavorato in diverse realtà, non riuscendo a diciamo rimanere per tanto tempo, così come per esempio accadde a Catanzaro, nonostante le polemiche che poi ci furono per il suo operato ai tempi. Parliamo comunque di un direttore di categoria che nel progetto ACR Messina di Sciotto, squadra ultima in classifica e che deve in qualche modo salvarsi, ecco, la sua esperienza in categoria la potrà sicuramente fornire. Dopo la parentesi Pitino, che ormai si è chiusa, dopo diversi tire molla, ora si apre il ciclo, lo giudice. Turris scatenata sul mercato, annuncia ben due operazioni in entrata e una in uscita, una di cui uno scambio. Partiamo dallo scambio perché viene formalizzato lo scambio Maldonado Ardizzone. Maldonado riparte dalla Turris, centrocampista classe 96, ex Lecco per l'appunto, da cui arriva, ex Trento, ex Catanzaro, ex Catania, giocatore di esperienza che conosce bene il girone C, un giocatore molto tecnico, buona visione di gioco, e credo che il progetto Turris al posto anche come riserva oppure al fianco di un Franco che è appena tornato da Avellino, credo possa dare un ottimo contributo. Nel contempo lascia Ardizzone, sempre nel reparto di centrocampo, classe 92, che invece riparte dalla Lombardia, dal Lecco, ma in prestito, quindi Maldonado è arrivato a titolo definitivo, mentre Ardizzone lascia la Campania in prestito, quindi poi tornerà alla base. Ma in entrata, sempre definitivamente, è arrivato dalla Virtus Francavilla Miceli, classe 1991, calciatore anch'egli di grande esperienza,
che lascia così il progetto Virtus Francavilla per abbracciare quello di Fontana alla Turris. Parliamo di un giocatore che finora comunque ha giocato, ha raccolto tante tante esperienze e questa potrà essere sicuramente messa al servizio della squadra, tra le altre anche ex San Benedettese ed Avellino, e ora riparte dalla Turris. Rimanendo nell'ambito dei difensori, Dell'Icarri riparte da Padova, difensore centrale classe 99, tra le altre ex Cosenza, perché ha militato per un periodo a Cosenza lo scorso anno ma non ha mai visto il campo, e in particolare ex Como, da cui arriva in prestito secco, calciatore che il Como prelevato, se non ricordo male, in estate, definitivamente dalla Juventus, giocatore giovane, un buon centrale che io credo in Serie C a Padova possa fare molto bene. Infatti in C, nelle sue esperienze, in particolare la Juve Next Gen, fece molto bene, quindi io penso che a Padova possa assolutamente confermarsi in questo senso. È un prestito secco, quindi poi tornerà alla base. Ma proseguendo, sono diverse altre le notizie di cui parlare, e andiamo in B perché il Modena annuncia in entrata Strizzolo, attaccante classe 1992, che lascia così la Cremonese in prestito con diritto di riscatto, quindi il club di Tesser potrà esercitare il riscatto. Attaccante di livello, di esperienza, giocatore che intrigava, interessava anche a Gemmi, stando alle indiscrezioni che sono uscite nell'ultimo periodo. Alla fine, nonostante l'interesse di diversi club, abbraccia il progetto Modena, dove comunque ritroverà Diò, perché se non sbaglio hanno giocato insieme, no, forse con Tremolada hanno giocato a Pordenone. Diò, ecco, sarà un po' l'alternativa a Diò, a Falcinelli, e potrebbe essere un'operazione in entrata nell'ottica di un Bonfanti out, perché Bonfanti interessa diversi club di Serie A, sta facendo molto bene, chissà che non possa lasciare Modena ecco, perché comunque è arrivato Strizzolo, hai quattro attaccanti titolari, va bene comunque avere così tanta abbondanza davanti, ma Tesser gioca a due davanti, averne così tanti che comunque merita di giocare, essendo ottimi attaccanti, non lo so. Fatto sta che è un'operazione di ottimo livello per un Modena che va a rinforzarsi. Vedremo se poi lo riscatterà in futuro. Ma tra l'altro, in prospettiva, Modena che annuncia anche l'arrivo di Pereira Lopes, classe 2001. Calciatore che arriva da svincolato dopo l'esperienza con il Novara, scommessa del club emiliano, altro attaccante che credo non troverà molto spazio, però chissà che in futuro non possa trovare il suo spazio e dimostrare di essere un giocatore comunque valido. Venezia molto attivo nell'ultimo periodo, in entrata e in uscita, lascia la Laguna, il club lagunare Zabala, che riparte dal Paraguay ed in particolare dal club Olimpia. Parliamo in questo caso me lo sono perso, come al solito mi perdo i giocatori, di un terzino, classe 1999, che lascia così, come dicevo, Venezia. Arrivato la scorsa estate, ora riparte dal Sud America in prestito con diritto di riscatto, quindi poi il Club Olimpia potrà eventualmente riscattarlo. Terzino che a Venezia non ha mai entusiasmato, o comunque non ha trovato spazio, non ha convinto sia prima con il progetto Javorcic che poi con il arrivato Zanoli. Però sì, Zanoli, scusate, Vanoli, Zanoli ce l'ho in mente, abbiamo parlato prima, vabbè. Comunque con Vanoli non ha trovato spazio. Arrivò tra l'altro ai tempi, cioè qualche mese fa, dall'Apoel Nicosia per 110.000 euro, e chissà che non possa rifarci più o meno gli stessi soldi con un eventuale riscatto da parte del Club Olimpia. In entrata però il Venezia annuncia l'arrivo di Yayalo, centrocampista classe 1988, che arriva direttamente dall'Udinese,
firmando un contratto triennale. Jaialo ormai ai margini del progetto Udinese, visto che lì a centrocampo tra Makengo, Arslan, comunque l'Udinese è messo molto molto bene. In B Jaialo può fare veramente la differenza. Parliamo di un giocatore di grandissima esperienza, di un mediano molto fisico, che in una squadra comunque come il Venezia, che potrebbe puntare anche sul gioco sporco se vogliamo, ecco, lì a centrocampo uno che comunque ti dà il fritto, che lavora bene, ti dà sostanza, ecco, come Jaialo può dare molto alla causa del club di Vanoli, come dicevo. Firma fino al 2025 ed è un'operazione in entrata non da sottovalutare. Per il resto, due giovani, e poi parliamo di una velocissima notizia così extra, perché, allora, lasciano l'Italia, Ljungdahl, portiere classe 2002, che lascia in particolare il Milan per accasarsi all'Altach, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, portiere giovane che a Milano non ha mai trovato grande spazio, e visto l'arrivo anche di Davis Vázquez, non può tenere 99 portieri il Milan ovviamente, e quindi ha deciso di cederlo in prestito, e chissà che poi non possa far bene nel massimo campionato austriaco. Ma un'altra uscita dal nostro paese è quella di Alessandro Ciardi, difensore centrale, scusatemi, centrocampista classe 2007, quindi giovanissimo, che lascia l'Inter per accasarsi al Salisburgo. Gioca anche come trequartista, quindi un pochino più avanzato, buone qualità tecniche, sta facendo molto bene, e a Salisburgo fucina di talenti che fa crescere molto bene i giovani. Sicuramente sarà pane per i suoi denti, giocherà nell'Under 18, comunque piano piano, se lo merita, poi salirà anche in prima squadra. Però forse per lui andare in Austria, in una realtà, ripeto, che con i giovani ci sa fare, è la scelta migliore in questo momento. Ripeto, un giocatore che potrebbe veramente crescere, ha firmato fino al 2025 e prova a fare questa esperienza all'estero, che credo sia e sarà sicuramente per lui formativa. Sicuramente meglio che rimanere all'Inter per poi andare in prestito in Serie D e finire nel dimenticatoio, come purtroppo accade per tanti. Chiudiamo con delle aggiunte al tema agenti. Negli scorsi giorni è uscito infatti un video in cui vi ho parlato della questione agenti. La FIFA ha introdotto tre novità sul discorso rappresentanza multipla, cioè il divieto, sui tetti alle commissioni e che vanno dal 10% al 6%, poi dipende, quindi gli agenti non potranno ricevere oltre un tot più del 6% sull'operazione che hanno comunque finalizzato in particolare, quindi sono dei limiti abbastanza importanti. Però ho sentito negli ultimi tempi alcune interviste che mi hanno fatto un po' riflettere in effetti e dire: ma questa regola, diciamo, è uguale per tutti, cioè limite alle commissioni in particolare, oltre al fatto che con l'iscrizione all'albo si regolamenta in maniera più chiara il movimento degli agenti, ed è sicuramente un fattore positivo, ma il discorso commissioni, no? Quindi l'aspetto del far sì che tutti gli agenti ricevano il 6% sulle varie operazioni non è un po' limitante per i piccoli agenti? Questa cosa inizialmente non ci avevo pensato, poi ascoltando diverse interviste in giro in effetti mi ha fatto riflettere, cioè non è meglio invece cercare, e la FIFA dovrebbe comunque provare a riflettere su questa cosa, cioè non è meglio cercare di trovare una cosa che sia adeguata alle varie realtà, cioè invece di proporre il 6% per tutti, che ai grandi cambia poco perché comunque guadagnano tanto finalizzando operazioni importanti, ma ai piccoli cambia tanto, perché se un procuratore di piccola entità indipendente finalizza un'operazione da 20.000 euro e si prende il 6%,
Spesso i procuratori devono fare dei viaggi per andare a destra e a sinistra, le spese dei viaggi, essendo indipendenti, chi glieli paga? Loro li pagano, no? E se poi prendono il 5%, 6% su 20.000 euro, che è pochissimo, non si ripagano neanche il viaggio, a loro chi glielo fa fare? Quindi c'è il rischio enorme che tanti procuratori piccoli indipendenti vadano a finire le agenzie e quindi diventino dipendenti di grandi agenzie che poi crescono loro, però poi non ci sono più indipendenti o coloro che vanno in giro così, per loro scelta se vogliamo, no? E questo è un problema per il futuro, quindi servirebbe, ed in effetti secondo me è giusta come cosa, cercare di differenziare le situazioni, cioè limitare sì quelli grandi, i procuratori che finalizzano operazioni da milioni di euro, però quelli che finalizzano operazioni da migliaia di euro in serie C, che magari fanno dei viaggi anche a destra e a sinistra e si ritrovano a prendere 6% su 20.000 euro, cioè alla fine è veramente, capite anche voi, pochissimo. Quindi chi glielo fa fare? E secondo me in quest'ottica serve assolutamente provare a modificare per agevolare i piccoli procuratori, evitando un futuro in cui tutti i piccoli, visti questi regolamenti uguali per tutti, sono costretti ad andare in agenzie se non vogliono perdere il lavoro, ecco. Questo è un po' il tutto. Quindi io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.